Parliamo di una felice riscoperta della critica d'arte di un pittore milanese d'adozione. Si tratta di Gianni Maimeri, un artista della pittura calda e impressionista a cui è stata dedicata anche una fondazione. Tra gli scopi di questa iniziativa anche quello di promuovere l'attività di giovani artisti proprio per impedire la sorte che è toccata in vita a Maimeri. Vediamo quale. Può la musica avere un colore? Gianni Maimeri, artista lombardo, nato nel 1884 sulle rive del lago di Comabbio, era convinto di sì. Straordinaria figura di intellettuale disincantato, assolutamente lontano dal mercato, amava recarsi con l'amatissima moglie al teatro La Scala e in pochi schizzi riusciva a comunicare la grandiosità di un maestro come Toscanini piuttosto che la complessità di un autore come Rachmaninov. Attraverso questi carboncini, esposti anche al Museo della Scala, la critica ha come riscoperto il lavoro di Maimeri, dimenticato per quasi 50 anni. Dall'oblio sono riemerse queste ricche tele. Ecco Tabarin, un'opera del 1914. Al centro, una ballerina solitaria, la moglie Anna, sua unica modella, che volteggia, restituendoci i colori e i suoni dell'orchestra. Erano i primi anni del secolo, il mondo dell'arte era popolato da artisti che inseguivano le avanguardie storiche, i futuristi, i metafisici, i tratti imponenti del Novecento. Maimeri, coerente a se stesso, non si lasciò soggiogare da altre correnti pittoriche. Preferiva i suoi studi sul colore, sulla luce, un certo impegno sociale, come la battaglia contro la chiusura dei Navigli a Milano, per raccontarci, con una vena di sottile malinconia, il bisogno di conoscere il segreto delle cose.